Ciao ragazzi, circa un mese fa ho accettato una sfida con me stesso. Domani inizierò anch'io il Ramadan per scoprire meglio questa tradizione vivendola in prima persona. E perché? Scusa? Questa è la domanda che mi hanno fatto tante persone e nonostante ci siano varie risposte, forse quella più sincera è proprio raccontarvi esattamente com'è andata. Non è stata una decisione facile. Mangi pasta a pranzo da 25 anni e pensi davvero di poterne fare a meno per un mese? Certo che ce la fai. Pensa da quanto tempo volevi farlo. La quarantena, secondo me, è il momento perfetto. Ma tu non sei musulmano, cioè, ma che senso ha? Certo che ha senso e sai bene che i benefici sono tantissimi. Ma quali benefici, dai? Poi dimmi come lo spiegheresti alla gente senza essere frainteso. Ascolta, cosa significa per te another perspective? Vabbè, direi che non c'è bisogno di dirvi cosa ho deciso. Questo sono io che cerco di mangiare qualcosa alle 4 del mattino. Da quel momento in poi le mie giornate sarebbero cambiate completamente. Sveglia prima delle 4 e primo pasto del giorno, chiamato suhoor. Poi niente più cibo né acqua fino al tramonto e dopo il tramonto si può rompere il digiuno con un pasto chiamato iftar. Infine, per tutta la durata del mese si è tenuti ad avere uno stile di vita sano, disciplinato e generoso. Insomma, ad essere persone migliori. Allora ho preparato una lista di buoni propositi. Punto 1. Riuscire a resistere almeno una settimana. I primi giorni sono stati complicatissimi. Entrare in cucina, l'odore di torta appena sfornata e non poterla toccare, oppure la gola secca e non poter bere neanche una goccia, ecco. Tante piccole cose che mi hanno messo in serissima difficoltà. Bene, siamo all'alba del quinto giorno e oggi ho rischiato davvero di non svegliarmi, di non sentire la sveglia, perché ieri sera ho preso sonno molto tardi, quindi ho dormito tipo un'ora adesso, poi è suonata di nuovo la sveglia per mangiare. Ma proprio grazie a quelle difficoltà, la sera cominciava a succedere qualcosa. Quindi non perdo altro tempo, rompo il digiuno. Ah, che buona! Quanto è buona l'acqua! È capitato più volte di trovarmi con gli occhi lucidi dopo aver bevuto un bicchiere d'acqua e stavo iniziando ad apprezzare davvero cose che fino a quel momento avevo sempre dato per scontato. È tosta, forse oggi è il giorno più difficile di tutti. Ora sono le 19:08, quindi manca un po' più di un'ora alla rottura del digiuno e lo sto sentendo tanto. Sinceramente, dopo il quinto giorno ero sicuro che non sarei andato oltre la settimana. Ho assolutamente avvertito, sto avvertendo da questo momento una fame molto forte, stimoli molto forti, in casa c'è un odore di cibo forte e sento proprio lo stomaco che... Ed è forse proprio in questo momento che mi è venuto in soccorso un valore centrale di questa celebrazione, ovvero la socialità. You can find that one in the shop in Turkish or Arabic. It's meal. Ad accompagnarmi in questa esperienza avevo due grandi amici. Da Parigi c'era Mustafa, un ragazzo musulmano di origine algerina che ha ispirato la mia decisione con il suo modo di essere. Da Londra invece c'era Abram, un ragazzo spagnolo non musulmano che per amicizia ha deciso di unirsi alla sfida. Passati i primi giorni ho deciso che era arrivato il momento giusto per portare a termine il secondo punto della mia lista. Provare a meditare. Ho iniziato con delle sessioni da 20 minuti al giorno guidate da Jay Shetty, un ex monaco in India che ora condivide le sue conoscenze sui social media. E nel frattempo i giorni cominciavano a passare con un po' meno difficoltà. E ho inserito nella mia alimentazione i datteri, siccome in tanti di voi durante le live che stiamo facendo me ne hanno consigliati. Buon appetito!
Oggi è stato piuttosto semplice riuscire ad arrivare a cena, non ho avuto particolari tentazioni né di fame né di sete, esattamente come ieri. Anche oggi ho avvertito molta lucidità mentale. E devo dire che questo pasto, soprattutto così in piena notte, sta cominciando a piacermi molto. Bene, oggi è il 14° giorno, sono le 3:24 minuti del mattino, comincio ora a mangiare, ma oggi non è come gli altri giorni, oggi è un giorno un po' più speciale, vi spiego perché. Ne faccio 25. E proprio quel giorno, durante la sessione di meditazione, is visualize yourself meeting yourself at 9 to 10 years old. I want you to ask your younger self, what will you be upset that I stopped doing? La risposta è stata istantanea. Disegnare. Da bambino disegnavo continuamente e dentro di me ero convinto che l'avrei continuato a fare anche come mestiere poi in futuro per tutta la vita. In realtà crescendo ho iniziato a trascurare sempre più questa abitudine finché purtroppo l'ho completamente persa. Che strano, mi ha stupito molto come un gesto così elementare, no? Potesse avere ancora in realtà un effetto così forte su di me. Ovviamente ho cercato di non lasciare indietro nessun paese, ad esempio abbiamo qui piccoline le isole Faroe, ovviamente, poi abbiamo San Marino, lì, isole Baleari rappresentate dal loro posto. Poi ad esempio qua giù, ovviamente, abbiamo le isole Falkland, che le ho scoperte solo grazie a questo disegno. Verso il 10° giorno ho improvvisamente smesso di fare fatica. E ho notato che negli ultimi giorni questo tipo di alimentazione su di me funziona benissimo per riuscire ad arrivare fino a sera. Ogni sera, puntualmente, quando arrivava il momento di rompere il digiuno, avevo come la sensazione di mangiare il piatto più buono che avessi mai mangiato in vita mia. Ad esempio, ho mangiato la pizza più buona che io avessi mai mangiato, poi ho mangiato la zuppa più buona che avessi mai mangiato, la torta più buona che avessi mai mangiato, la paella più buona che avessi mai mangiato, i fusilli più buoni che avessi mai mangiato e soprattutto i cappelletti al ragù più buoni che avessi mai mangiato. Volevo dirvi che stanotte ho davvero rischiato tanto perché mi sono messo a guardare una serie TV per arrivare all'orario del suhoor e mi sono fatto un po' prendere e quindi quando ho finito di guardare l'ultimo episodio ho controllato che ore fossero e avevo rimasto 6 minuti per poter mangiare. Se me ne fossi accorto 6 minuti dopo probabilmente avrei dovuto mollare, gettare la spugna e chiudere al 18° giorno, ma per fortuna non è successo. Eccolo, grande, ciao! Come va sto digiuno? Poi il terzo punto sulla mia lista delle cose da fare era scoprire qualcosa in più sul Ramadan, informarsi. Tu dove abiti? A Sassuolo, provincia di Modena. E studi a Bologna, cosa studi?
Studio ingegneria chimica e biochimica. Ah, ok, figo. Tu sei in Italia da sempre, sei nato qua? Sì, sono nato qua. L'Italia è un paese fantastico dove la libertà di professare la religione che vuoi, la libertà di pensarla come vuoi. Sono veramente contento e fiero di essere in Italia e di essere italiano. Uno degli aspetti che mi ha stupito molto era il capire e notare come si è vissuto tutto il mese di Ramadan come una celebrazione. Bisogna far felici i ragazzi, far felici i bambini e questa è una cosa importante. Infatti, una cosa molto obbligatoria nell'Islam, sì, si chiama la zakat, cioè appunto bisogna dare dei soldi alla famiglia bisognosa che si conosce, in modo tale che questa famiglia poi possa prendere questi soldi e anche loro festeggiare. Se è vero che la prima settimana mi è sembrata durare tutto il mese, è anche vero che le seguenti tre sono trascorse con una velocità sorprendente. Sono le 3 del mattino del 27° giorno. Mamma mia. Ho capito che la fame ha una forte componente psicologica che può essere controllata dal nostro cervello, allo stesso identico modo in cui possiamo controllare l'ansia e la paura, ad esempio. Solo dirlo mi fa strano. 30° ed ultimo giorno di digiuno. Incredibile! A te lo salvo la troica nuova morga! Stamattina ho fatto colazione per la prima volta dopo un mese, è stato fantastico. Poi ho pranzato per la prima volta dopo un mese. Mangiare con i miei nonni dopo, credo, 3 mesi dall'inizio della quarantena è stato meraviglioso. E sono stato molto contento di riconoscerlo in prima persona, cosa che non era scontata. Quindi proprio in quel momento ho capito forse che questa esperienza non dura solo 30 giorni e sono molto contento di questo. Ah, ultima cosa, sto già pensando alla prossima sfida. Consigli?